Anche sotto la pioggia battente proseguono i lavori per la messa in sicurezza della zona nei pressi del ponte a catena, per intenderci lungo la strada che conduce a Carapollo e anche naturalmente la strada su cui passa la superstrada. È proprio questo il problema che ormai conoscete, come vi abbiamo raccontato già qualche mese fa. La situazione è molto pericolosa, almeno guardandola ad occhio nudo, perché i pilastri si ergono su un terreno assolutamente fragile che, con la pioggia battente anche di queste ore, visivamente si sgretola come neve al sole. E naturalmente sono in corso dei lavori. Una ruspa sta posizionando dei grossi massi proprio per mettere in sicurezza i piloni. Sicuramente gli esperti sanno che questo è sufficiente per evitare che prima o poi un pilone che sorregge l'intera superstrada non possa venire giù. Questo naturalmente ce lo auguriamo. Comunque la situazione è davvero visivamente preoccupante. Probabilmente non c'è da preoccuparsi, perché altrimenti sarebbero già intervenuti diversamente. Anche perché oltretutto a pochi metri dal punto in cui siamo qui a fare queste riprese c'è una zona che già ha ceduto, parte della strada è praticamente diventata a senso unico, insomma metà della carreggiata è stata risucchiata proprio dal fiume Tordino, proprio appunto la presenza del fiume al di sotto di questo strato stradale corrode probabilmente il terreno, mettendo in pericolo tutto ciò che naturalmente è in questa zona. Peraltro abbiamo anche scoperto come l'inciviltà dei teramani è ormai grandiosa, tanto che abbiamo visto come sono stati buttati un sacco di rifiuti, tra cui sedie e anche secchi, insomma oggetti di cui qualche teramano incivile si è voluto disfare. Bastava fare qualche chilometro e portarlo al centro di raccolta di Carapollo, ma questo si può dire il minimo. Purtroppo, e bisogna sottolineare purtroppo, siamo abituati a questi gesti degli incivili. Ciò che ci preme, soprattutto come del resto anche i residenti della zona hanno sottolineato in più di un'occasione, è che appunto questi piloni siano messi al sicuro, perché insomma non vorremmo un giorno raccontarvi di una qualche tragedia proprio per qualche auto che magari in un momento sfortunato percorreva la superstrada.